fata madrina, la zucca non l'hai trasformata in una carrozza, ma in una brustolina. Ma non preoccuparti, Cenerentola. I semi di zucca, la brustolina, sono un super cibo, così al ballo ci andrai volando. Speriamo. Ah, i semi di zucca mi riportano alla mia infanzia, quando insieme a mio padre mangiavo i brustolini. Noi li chiamavamo così perché la mia famiglia è emiliana. Come si chiamano nelle altre parti d'Italia i semi di zucca salati, quelli col guscio da sgranocchiare? Scrivetelo nei commenti qui sotto perché sono molto curiosa. Beh, in qualunque modo si chiamino, erano bei tempi e mangiavamo un cibo sano. Ora i tempi sono cambiati, ma i semi di zucca sono rimasti sani. Anzi, si è scoperto che non solo sono sani, ma sono anche un super cibo, cioè un alimento che possiamo usare come un integratore buono e curativo. Secondo voi è meglio sgranocchiare i brustolini o mangiare i semi sgusciati? Il contenuto non cambia perché si mangia sempre il seme interno e la parte legnosa non va ingerita. Se volete anche rilassarvi un po' mentre sgranocchiate, prendete quelli con il guscio, lo rompete con i denti e tirate fuori il seme, così fate un rituale antistress e scaricate le tensioni. Se invece siete persone che vanno subito al dunque o volete usarli in una ricetta, in questo caso vi consiglio i semi già sbusciati. Oggi vi spiegherò qual è il modo migliore di mangiare i semi di zucca, perché fanno tanto bene e vi darò tre ricette che trasformeranno i pasti del giorno in tre momenti di pura nutrizione intelligente. Dovete sapere che i semi di zucca non sono un cibo povero come può sembrare e come tutti i semi sono un concentrato ricchissimo di nutrienti, in particolare steroli vegetali, magnesio, acido linolenico e omega 3 che abbassano il colesterolo cattivo e migliorano la salute del cuore. L-triptofano, un precursore della serotonina che migliora il sonno e l'umore rendendoli un sano spuntino serale. Cucurbitina, una sostanza presente nelle cucurbitacee, ovvero la famiglia delle zucche, che aiuta a eliminare i vermi e i parassiti intestinali. Zinco e omega 3 che aiutano la prostata a prevenire e curare l'ipertrofia e i tumori perché aiuta a inibire la proliferazione delle cellule. Vitamine del gruppo B che favoriscono la buona assimilazione dei carboidrati e delle proteine, trasformandoli in energia subito disponibile. Vitamina K che stabilizza il livello degli zuccheri nel sangue e ferro che evita cali di energia durante la giornata. In più, i semi di zucca sono alcalinizzanti, contrastano l'acidità di stomaco e con tutti i minerali che contengono aiutano a fare crescere i capelli sani e forti. Quanti benefici, vero? E per scoprire i benefici di tanti altri alimenti basta iscriversi al mio canale con un clic. Ed ecco le mie tre ricette speciali per ottenere il meglio dai semi di zucca nei tre pasti principali della giornata. Al mattino tritateli molto bene per dare più sostanza alla vostra colazione, ma anche sul cappuccino, nello yogurt di latte o di soia, sulla macedonia fresca, nei frullati, sulla fetta di pane o la fetta biscottata spalmata di marmellata e cosparsa di semi di zucca. Tutto buonissimo e sanissimo. A pranzo mettete i semi di zucca interi nell'insalatona o nell'insalata mista o sulle crudité di verdure e fate in modo che questa sia la prima portata del vostro pasto. Iniziare con le verdure crude vi darà enzimi vitali, vitamine, minerali e con i semi di zucca avrete anche una parte di grassi buoni e proteine magre come carburante per il resto della giornata. A cena sminuzzateli lasciandoli un po' grossetti e spargete la granella di zucca su minestre e minestroni, sulle vellutate, sulla pasta al posto del formaggio, sulle proteine, sui legumi, sulle verdure cotte o crude e come ultimo strato nelle ricette al forno. Sono ottimi per aggiungere un tocco di croccantezza e di salute a cena. Per chi ama il fai da te e fare le cose in casa, ecco come potete preparare voi i semi di zucca. Li estraete dalla polpa fresca della zucca, li lavate, li asciugate bene, li salate e li mettete su una teglia ricoperta di carta da forno e poi li fate tostare in forno a 150 gradi per 3 quarti d'ora circa, girandoli ogni tanto fino a
quando diventano croccanti. Così il cibo che mangiate vi darà energia invece di portarla via, come fanno tutte le schifezze industriali che, non esistendo in natura, non potranno mai essere così buone. Ma ricordate, per fare il pieno di nutrienti non basta mangiare semi di zucca una volta ogni tanto, così sono solo buoni e danno soddisfazione, ma per assicurarvi tutte le loro meravigliose sostanze dovete mangiarli spesso, magari alternateli agli altri semi di cui ho parlato in questi miei video. Vi è piaciuto questo video? Benissimo, e allora scrivetemi qui sotto le vostre domande, i vostri commenti, le vostre esperienze e anche la città da cui mi scrivete. Diventate anche voi portatori sani di salute. Condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social, così anche gli altri potranno usufruire dei benefici dei semi di zucca. Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!